Allora, domani ricorre l'anniversario della morte di Ferruccio Dell'Orto. Era un ragazzo di 17 anni che apparteneva alla SAP del Fronte della Gioventù, cioè Squadra d'Azione Patriottica. E lui era uno dei GAP, questa squadra era divisa in tanti piccoli GAP, era formata da 27 persone, ogni GAP erano 3-4 compagni, e il nostro compito era quello di procurarci le armi, disarmando i fascisti, facendo delle azioni magari più grandi, più eclatanti, e distribuendo la stampa, mettendo i chiodi a tre punte, in modo che le autocolonne che andavano a fare i rastrellamenti erano costrette a fermarsi. Insomma, cercavamo di tenere in città quello che i partigiani facevano in montagna. Questo si chiamava guerriglia urbana, insomma, era quello che facevamo qua. E quando l'8 settembre del 43 c'è stato l'armistizio e quindi bisognava scegliere, o stavi con la Repubblica di Salò che aveva fondato Mussolini, o ti ribellavi a lei e non ti consegnavi, e quindi noi abbiamo deciso, alcuni ragazzi così, di costituire questo Fronte della Gioventù. Eravamo in 27, dovevamo tenere sotto pressione la città. Loro non sapevano che eravamo solo 27, perché a gruppi di tre in tutte le vie della città, da Città Alta, Borgo Palazzo, alla Malpensata, tutti i fascisti che vedevamo venivano disarmati. Questo serviva per armare noi, anche per mandare armi in montagna e soprattutto per tenere sotto pressione le truppe tedesche e i fascisti. Abbiamo pensato di fare, perché le creavamo noi le azioni, non avevamo nessuno che ci desse, ci dicesse tu adesso fai questo o fai quest'altro. E noi a secondo delle necessità, le facevamo. Allora, alcuni compagni di Dalmine ci avevano detto, per esempio, che in un'osteria di Sforzatica, che è una frazione di Dalmine, si trovavano degli operai alla sera. Andavano quell'oretta, perché dopo c'era il coprifuoco, bisognava ritornare a casa. Andavano a bere il bicchiere di vino, a fare la partita a carte. Ecco, lì c'entravano tre fascisti, gradassi, che li angariavano, cioè li obbligavano. Loro stavano facendo anche gli scioperi, guarda che scioperare allora voleva dire essere deportati in Germania. E loro, questi tre fascisti, andavano in quest'osteria, li facevano alzare in piedi, dovevano cantare le loro canzonacce, dovevano fare i saluti fascisti. E allora questi nostri compagni ci hanno detto che avremmo dovuto andare a dar loro una lezione. Allora, infatti, una sera abbiamo deciso, siamo andati in 12 con 6 biciclette. Allora, 6 pedalavano, 6 erano seduti sul canotto, e sul canotto erano legati anche il mitra. Siamo andati in tanti così, perché ci siamo divisi due compiti. Una parte andava nell'osteria a disarmare i tre, e una parte doveva saltare una casermetta della contraerea. E invece quella della casermetta è andata a buca perché è suonato l'allarme aereo, quindi i militi sono usciti alle mitraglie, e noi non abbiamo neanche pensato di poterlo fare. Invece quello dell'osteria è uscito molto bene. Siamo entrati, abbiamo dato il mano in alto, e io ricordo questi tre fascisti che erano seduti a un tavolo, allora le divise erano grigio-verdi, no? E le loro facce erano più verdi delle loro divise quando abbiamo dato il mano in alto. E di fronte avevano questi tavolini dove c'erano gli operai. Quando abbiamo dato il mano in alto, noi l'abbiamo dato a tutti, e c'erano degli operai, ho sempre davanti agli occhi un operaio che aveva. Allora si rullavano le sigarette con quel poco tabacco che si riusciva a trovare. In una mano aveva il tabacco e nell'altra aveva la cartina, era là con le mani alzate. Comunque non sapevano se ridere, essere contenti o essere spaventati. Insomma, noi li abbiamo disarmati, e un bel bottino di armi, perché loro andavano riarmati fino ai denti, i mitra, le bombe a mano, le pistole.
E poi li abbiamo lasciati in mutande, li abbiamo fatti spogliare, a noi servivano anche le divise perché ci servivano per fare i disari. Per esempio quando abbiamo fatto quella l'intendenza di finanza, suonavamo il campanello, loro guardavano dallo spioncino, vedevano la divisa prima, noi allora lì entravamo. Che cosa, quella sera dell'8 febbraio invece purtroppo è andato un disarmo andato male, perché noi abbiamo disarmato questo tenente e la pistola l'ha presa Ferruccio, l'aveva in tasca lui, però questo poi si è buttato in terra gridando aiuto e a noi non restava altro che scappare, perché se potevi non uccidevi, perché dopo ti arrivavano le rappresaglie. Certo, se eri tu o lui sparavi, ma se no cercavi di evitare, perché per ogni tedesco ucciso uccidevano 10 italiani, ma non partigiani, facevano i rastrellamenti, i 10 che capitavano, e per ogni partito e per ogni italiano fascista ucciso ne uccidevano 3, come hanno fatto quando hanno ucciso Favettini, che manco l'ha ucciso la Resistenza. E allora quella sera lì eravamo in 4, Gianni, Giacomo, Ferruccio ed io, e Gianni e Giacomo erano avanti, io e Ferruccio subito dietro, e a momenti andiamo in braccio proprio a uno, invece era buio pesto perché c'era oscuramento. E questo aveva in mano la pistola, ha sparato e ha preso Ferruccio un centimetro dal cuore. Come ha fatto, ha corso con me 100 metri. Quando lui, questo è venuto in via Pitentino, allora si chiamava così, lì c'era una roggia. Quando abbiamo voltato in via Pignolo, perché io ero ospite di una mia compagna lì al numero 5, arrivati davanti a quel portone dove avremmo dovuto entrare, Ferruccio non ha voluto entrare, capito? Perché quando siamo arrivati lì davanti, lui mi fa, io non mi reggo, io credo fosse stanco, ma più penso che ferito. E invece lui mi ha scostato, perché l'avevo preso per la manica della giacca, lui mi ha scostato e ha voluto entrare. E noi che è morto l'abbiamo saputo il giorno dopo, perché noi siamo andati su tetti, siamo stati su 2 ore, finché sarà passata la burianza, noi non abbiamo sentito niente. Invece i fascisti l'hanno catturato, l'hanno preso, l'hanno trovato con la pistola che aveva disarmato in tasca e l'hanno portato in una casermetta che c'era dopo la torre del Gargario. Giù c'era una casermetta degli alpini della Repubblica di Salò. E l'hanno portato lì, l'hanno interrogato, volevano sapere chi eravamo, dove eravamo, e lui è morto senza parlare. A 17 anni saper morire senza parlare, guarda che è forte. E noi non abbiamo mai saputo perché ce lo siamo chiesto, ma non siamo mai riusciti a definire perché lui non ha voluto entrare dove eravamo noi. Forse perché non voleva incastrarci, si sentiva morire, o forse più umanamente, per quando a 17 anni ti senti morire, vai da tua mamma, insomma, era un ragazzo. Ecco, questa è la storia di Ferruccio. Quando è finita la Resistenza, in quella entusiasmante primavera del 45 con le nostre speranze intatte, noi credevamo davvero di aver sconfitto il fascismo. Lo Stato ha permesso che si costituisse l'MSI, Movimento Sociale Italiano, che erano i fascisti di Salò, ha permesso a loro un sacco di cose, loro avevano la Giovane Italia, figurati, si hanno preso il nome di quella di Mazzini per fare le loro cose. E cosa facevano? Attaccavano i giovani che trovavano per la strada, che sapevano antifascisti, come avevano fatto nel 22 quando facevano le squadrate. Allora ci siamo già organizzati anche noi e siamo andati a razzolarli anche noi, così quelli si sono messi un pochino più quieti. Però insomma questo Stato qui ha permesso ai fascisti tutto, anzi li ha usati come paravento le altre porcherie che faceva, perché il fascismo non è solo di questi 4, hai capito? Come quelli che verranno la settimana Ventura o questa settimana di Casa Paolo. Loro sono la punta dell'iceberg, che non dovrebbero neanche esistere, perché nella Costituzione italiana c'è scritto che è vietata la costituzione del partito fascista, e più fascisti di questi non ce n'è. È stato un comunista che si chiama Violante, che c'è ancora adesso, adesso si chiama PD, non lo so, ho cambiato 20 nomi, che si è permesso di dire che anche i giovani fascisti avevano un ideale, cioè che ideale avevano?
Per consegnare un ebreo pigliavano 10.000 lire e per consegnare un partigiano 5.000, che ideale era. Per cui io dico che è giustissimo che si impedisca a questi di Casa Pound di occupare le piazze d'Italia, ma non dovrebbero essere i ragazzi, hai capito? Perché loro dicono che viviamo in democrazia, però quando ti finché parli, però quando ti organizzi la polizia ce l'hai addosso tu, questa non è democrazia. Bisognerebbe proprio parlarsi alla base, parlarsi fra compagni, fra quelli che lavorano e quelli che lo cercano. E allora, guarda, se riuscissimo a trovare un momento unitario che la sinistra purtroppo in Italia non ha mai trovato, beh, allora li sconfiggeremo davvero, sconfiggeremo il fascismo di ieri e di oggi. Io credo di aver finito.